per i diritti LGBTQIA+ e contro tutte le discriminazioni, ma anche in difesa delle vittime della guerra nella striscia di Gaza. Il Viareggio Pride Revolutionary Parade ha colorato il pomeriggio di sabato, portando a sfilare un centinaio di giovani e più, culmine di una giornata promossa dalla Federazione Versiliese di Rifondazione Comunista e dai giovani comunisti all'insegna dell'opposizione all'omo, bi, lesbo, transfobia, al razzismo e all'imperialismo. Lotta per i diritti di chi è in Italia, ma anche di chi in questo momento sta soffrendo nel mondo sotto le bombe. Pensiamo ai palestinesi che stanno resistendo eroicamente di fronte a un genocidio. Noi oggi siamo in piazza per questo e per la lotta di tutto ciò che il capitalismo ha diviso. Il nostro è un Pride anticapitalista e intersezionale che si oppone al cosiddetto rainbow washing, all'idea che le multinazionali utilizzino la bandiera arcobaleno per rifarsi l'immagine. Noi invece pensiamo che di riprendere lo spirito dei moti di Stonewall, che sono quelli da cui è nato il Pride. Arrivata a Viareggio per l'occasione anche una delegazione brasiliana del comitato Lula Livre e del Partito dei Lavoratori del Brasile, che nell'occasione ha visitato anche la cittadella del Carnevale. Gli obiettivi sono tanti, cioè loro non hanno i loro diritti. Io penso che ogni Stato che viviamo deve essere un Stato democratico, dove tutti possono vivere ugualmente, sia qua che in Brasile, che in Nord America, che in Cile, qualunque posto. Se io amo una persona deve essere distinto dal mio lavoro, da quello che voglio fare e tutto il resto. Quindi libertà all'amore!